Ok ragazzi, nuovo Mythbuster, oggi parleremo dei carbo la sera, mangiare carboidrati dopo 18, in realtà è un mito che è stato abbastanza smentito, però repeated a Juvent, tanto vale dare il mio punto di vista. Allora, carboidrati dopo le 18, dopo le 17, la sera in generale, va benissimo come impostazione, va benissimo come scelta. Quello che dobbiamo capire è che nella nostra giornata, bene o male, abbiamo due importanti input che ci arrivano, due importanti stressor, che sono l'alimentazione e l'allenamento, che vanno un po' a regolare quello che è il nostro quadro circadiano. Abbiamo tutti noi una circadianità ormonale che è dettata dai ritmi di luce e buio, e quella rimane fissa assolutamente, però abbiamo anche degli input che vanno a falsarla un minimo. Quindi, per esempio, se io vado ad allenarmi la sera, avrò logicamente un dispendio energetico e un maggior utilizzo di determinati nutrienti diversi da un me che si allena la mattina. Così anche la regolazione del sistema nervoso autonomo. Se mi alleno la sera, verosimilmente avrò un picco in orto simpatico verso la sera e può essere che io faccia fatica ad addormentarmi, oppure riuscirò a modulare tutto quanto bene e a shiftare in parasimpatico proprio nel momento in cui devo andare a dormire, però la mattina tendenzialmente sarò un po' più flat e magari avrò dei picchi in base a quando lavoro e tutto il resto. Quindi l'allenamento in primis va a modulare tantissimo quella che è la nostra risposta da un punto di vista ormonale e la risposta all'alimentazione in generale. Per cui i carboidrati la sera non sono assolutamente un problema nel momento in cui ci alleniamo la sera, perché in questo caso che cosa succede? Che dopo l'allenamento i GLUT4 saranno particolarmente recettivi, quindi sostanzialmente gestiremo e riusciremo a stoccare al meglio i carboidrati che mangiamo, quindi è sicuramente sensato anche per ripristinare quelle che sono le scorte energetiche e avviare quanto più velocemente possibile quelli che sono i processi di recupero, quindi va benissimo. Nel caso in cui mi alleno la mattina, non è che non va bene prendere carboidrati la sera, possiamo assolutamente prenderli, però conviene concentrare il grosso comunque nella peri-workout nutrition, quindi nel pre, nell'intra, nel post. Ma i carboidrati la sera anche in questo caso hanno effettivamente un vantaggio, ossia quello che vanno a stimolare il rilascio di serotonina, quindi ci permettono di dormire meglio, in generale hanno un effetto positivo sul sonno. Dico in generale perché non è sempre così, se andate a vedere il video che ho fatto sulla carbs addiction, l'ho spiegato come una situazione di carbs addiction porta a un rompersi o comunque a un down regulation del sistema di feedback da un punto di vista di carboidrati e serotonina che ci porta a difficoltà a dormire, che poi conseguentemente porta a falsare i livelli di cortisolemia o comunque la circadianità della cortisolemia, viceversa della glicemia, e conseguentemente si instaura un circuito a catena per cui rimaniamo in una situazione di carbs addiction. Nel video l'ho spiegato molto bene, quindi nel caso andate a vedere. Quindi generalmente, a meno che non siamo saturi, il mio consiglio è quello di concentrare il grosso dei carboidrati a ridosso dell'allenamento pre-interpost, diciamo un 50% fino anche al 70% dei carboidrati giornalieri in questa fascia. Potete tranquillamente regolarvi ad occhio se avete per esempio preparato il riso della giornata, per dire, ne mangiate veramente tanto in questa fascia, e poi sicuramente lasciarvi un po' di carboidrati la sera per conciliare il sonno, non troppi perché potrebbero dar problemi digestivi, ma questo it's up to you, dipende assolutamente da voi, però generalmente concedetevene un pochetto e non ci sono assolutamente problemi, perché se vi allenate bene il corpo ha bisogno di carboidrati, quindi non è che se li mangiate dopo le 18 succede qualcosa. Anche per oggi è tutto con questo Mythbusters, io vi invito a scrivere qua sotto qualsiasi domanda e osservazione, con questo ci vediamo al prossimo video.